Ciao Isabella Mantegazza dal sito isabellamantegazza.com. Con questo piccolo tutorial voglio farti vedere come puoi creare delle grafiche molto carine, semplicemente a costo zero o con un piccolo piccolo investimento. Puoi utilizzare queste grafiche sul tuo blog, su Facebook, su Instagram, insomma, in tutti i posti dove appunto vuoi comunicare, esprimere qualcosa con un'immagine. Con un'immagine e anche con le parole. Voglio mostrarti questo piccolo programma che si chiama Canva, quindi l'indirizzo è www.canva.com e come vedi puoi semplicemente entrare con il tuo account di Facebook, altrimenti puoi anche entrare con un altro tuo account di posta elettronica, per esempio quello di Gmail. Ok, preferisco entrare con Facebook, quindi ho questa possibilità. Andiamo. Perfetto. E qui siamo appunto dentro il Canva, questo tuo account di Canva, e vediamo cosa possiamo fare. Come vedi, qui abbiamo diverse possibilità di diversi disegni, diverse applicazioni. Possiamo per esempio fare presentazioni, costruire i nostri poster, il banner di Facebook, cover di Facebook, ma anche post di Facebook, insomma diverse cose. Poi quando entrerai la tua volta, poi ovviamente la cosa giusta per imparare le cose nuove e cliccare di qua, cliccare di là e proprio vedere come è fatto tutto quanto. Cosa posso farti vedere velocemente? Per esempio, una cosa carina è la cover di Facebook. Una cosa molto utile perché, come vedi, è già preimpostata, quindi ha le dimensioni giuste. Non hai bisogno, perché probabilmente se ti è venuta in mente di creare una cover foto di Facebook, e se metti qualcosa qui che poi, e poi dentro c'è la tua foto di profilo, magari questa foto è coperta, magari non si vede bene la scritta, eccetera. E qui invece è tutto proprio molto, molto semplice. Come funziona Canva? Anche questo è davvero una cosa molto, molto intuitiva. Perfetto, per esempio, ho scelto proprio la prima foto. Ci sono alcune possibilità gratuite, altre invece, che per esempio, se non sbaglio, è questa. Ti dico subito qual è la differenza. Puoi scaricare Hogwarts gratuitamente, quindi quando clicco download or link qua, semplicemente ti informerà appunto se questo design che hai scelto, questa foto è gratuita oppure hai bisogno di pagare. Qui in effetti ti dice ok, hai bisogno di pagare un dollaro che saranno tipo 70 qualcosa centesimi, ok? Quindi veramente costo bassissimo. Ok, quindi quando vedi una specie di come si chiama? queste righe, ok? Che con watermark di Canva, questo significa che è una foto a pagamento. Di solito, in effetti, quasi sì, sono sicura che tutte le foto, se sono a pagamento, paghi un dollaro. E invece ci sono quelle senza il watermark di Canva che puoi scaricare completamente in modo gratuito, in effetti, ok? Sta caricando già, ok, faccio pausa.
Già questa immagine è molto carina, ok? Quindi cosa possiamo fare? Come possiamo lavorare su questo? Ovviamente in inglese, quindi magari non lo vogliamo in inglese, ok? Vogliamo qualcosa in italiano. Possiamo semplicemente scrivere quello che vogliamo. È davvero molto, molto, molto intuitivo. Quindi hai bisogno di cliccare, quando clicchi sopra ti appare appunto questa possibilità, questa riga dove hai la possibilità di cambiare tutto quanto e scrivere quello che vuoi. Puoi anche, ovviamente, ti faccio vedere subito. Ho già, ok, ho cambiato questa immagine. Sì, mi sembra già molto bella perché ovviamente è una cosa che è stata formulata, disegnata da Canva e sicuramente ci lavorano gli esperti di grafica, quindi già tutte le cose preimpostate sono abbastanza carine, però puoi cambiare veramente tante cose. Puoi cambiare, come vedi, puoi cambiare il font, puoi cambiare le dimensioni, puoi cambiare colori, insomma, puoi giocare veramente con questo programma. Puoi anche andare qui su questa parte qua e come vedi ci sono diverse variazioni. Quindi hai per esempio bisogno di aggiungere qualcosa, ok? Vediamo, ok? Sì, aggiunge in modo molto, molto molto veloce, se non lo vuoi, cancelli. Ok, scelgo qualcos'altro. È sempre la stessa cosa. Scrivi proprio, scrivi quello che ti interessa. E tutti i font, tutto il design è già preimpostato. Se non ti piace, puoi cancellare. Insomma, anche qui ci sono diverse possibilità. Alcune, come vedi, sono free, quindi completamente gratuite. Tantissime di queste, altre, quando vedi il watermark di Canva, sono a pagamento. Diversi, appunto, layout, diverse, proposte di background, insomma, davvero, davvero molto, molto bello. Puoi anche, come vedi, fare upload, puoi caricare le tue foto. Okay? Quindi anche questa è una cosa molto, molto bella, puoi fare i tuoi disegni, eccetera. Questo per quanto riguarda, per esempio, la cover foto di Facebook. Quindi cosa posso fare? Posso tranquillamente cliccare su download e questa può essere proprio la mia cover foto. Bene, bene, bene. Poi anche, come vedi, qui ci sono quelle che hanno un'immagine. Sta caricando. Ok, un po' lento, va bene. Ma qui sotto, anche se non sbaglio, puoi anche fare la tua grafica personalizzata. Allora, attenzione per quanto riguarda il Facebook. Da un po' di tempo, è cambiata una cosa, soprattutto per chi pensa di voler fare il Facebook Ads. Allora, adesso la regola di Facebook è quella che la parte scritta, non può occupare più di 20% dell'immagine. Cosa significa? Significa che probabilmente questo si vede anche, no? Sicuramente più di 20% della foto, quindi se voglio fare le Facebook Ads, promuovendo per esempio il mio sito, la mia fan page su Facebook, questa immagine, sicuramente questa impostazione di pubblicità di Ads, non sarà
Non passerà sostanzialmente, Facebook me la cancellerà dicendo appunto che viola la regola della pubblicità. Cioè, adesso non è il momento, ma comunque se ti interessa, Facebook ha comunque una piccola applicazione dove puoi caricare la tua immagine e controllare se il testo non occupa più di 20% dell'immagine. Ok, quindi per adesso è tutto. Puoi entrare su Canva e giocare un po', cambiare impostazioni, vedere cos'altro puoi fare. Appunto, ci sono diverse possibilità, per esempio, appunto questi post carini che puoi utilizzare su Facebook o su Instagram, su altri social media, sul tuo blog, perché come appunto puoi vedere, tutto veramente molto molto facile. È sempre l'unica cosa. Se scegli la foto con il watermark di Canva, questo significa che hai bisogno di pagare un dollaro. Perfetto, allora Isabella Mantegazza, grazie per l'attenzione. Cercami su Facebook, sul mio canale YouTube, Isa Mantegazza TV, e entra appunto sul mio blog isabellamantegazza.com, dove puoi trovare tante risorse completamente gratuite, e ti aiuterò a costruire la tua presenza online. Se fai il network marketing, posso darti anche dei suggerimenti, validi. Ok, allora, alla prossima, ciao!